ragazze, finalmente un nuovo video dopo un secolo. Chiedo perdono, perdono comunque. Periodo di assenza nuovamente, ma il lavoro mi stressa, su tutti. Mi occupa molto tempo, spero che la musica non sia troppo alta, ma registrare assenza non lo so, non mi va, non mi ispira. Comunque, look stavolta è importante, a confronto del video precedente, ma oggi ho già finito di lavorare, già tra virgolette. Piccola premessa, allora sono tornata per restare da agosto dell'anno scorso, che sono praticamente sparita. Ho caricato pochissimi video nel frattempo, ma non avevo tempo, ma sinceramente neanche voglia. Devo dire, questa spinta motivazionale me l'ha data una ragazza che ho incontrato sabato da Sephora. Lei mi ha riconosciuto, mi sembra, perdonami se mi stai guardando e se sbaglio il tuo nome, sembra di aver letto Laura sul cartellino. Non ci siamo neanche presentati praticamente. Lei è venuta un po' di soppiatto, mi ha riconosciuto e era timidissima, mi ha fatto tantissimo piacere, e diciamo che questo incontro mi ha un po' fatto talmente tanto piacere che mi ha fatto anche ricordare il perché mi piaceva fare video, e che era una cosa insomma che avevo un po' dimenticato, oltre vabbè al trucco, ma per me non è la cosa più importante, anche se in questa occasione ho voluto riproporre un trucco bello particolare. In fretta vi spiego un po' che cosa ho usato, prima che poi me lo chiedete tanto e poi non me lo ricordo più. Allora, sono questi glitter di Essence Pigment 04, non so neanche dove sono nascosti, erano in un cassetto sotto ad una tinta in lotte, questa la 20, sapete che io amo queste tinte matte, e sopra un prodotto nuovo. Allora, praticamente prima ho messo la tinta, poi ho messo questo prodotto Make Up For Ever, sono nuovi, questo è nuovo però costa un sacco di soldi. Acqua XL Color Paint, va bene per gli occhi, labbra, come dicevo, sia sull'occhio sia sulle labbra, appunto ho messo prima la base, poi ho messo questo argento e poi sopra questi glitter che ho messo anche qui, che va, è un trucco che piace tanto ormai, questa lacrima, diciamo, glitter che io amo. Poi probabilmente guarderà questo video una persona molto importante per me, e la saluto, mi ha regalato questa collana che amo, e di accessorize, comunque se vi piace. Allora, sono sempre le stesse, le unghie le ho fatte nude, prima volta che faccio un colore nude, ed è un colore nocciola, è Daphne di Passione Unghie. Allora, vi faccio una piccola premessa, se non mi seguite su Instagram e io vi piaccio, sì, teoria sì se mi state guardando, io vi consiglio di seguirmi su Instagram perché sono attivissima nei direct, sì che facciamo adesso. E dicevo, sono attivissima nei direct, quindi se non mi seguite, seguitemi su Instagram, Bambola Malefica, non ve lo dimenticate, seguitemi, salutate, si vedo di nuovo il casino, non importa. E quindi ecco, questa è una... scusate, interruzione, ma devo pubblicare appunto i direct, allora che inizialmente non si capisce neanche che sono io. Comunque... stavo controllando che fosse sempre una copyright sounds, mi piace questa playlist, bella. Comunque sono rimasta fuori dal mondo, il lavoro e l'allenamento mi occupano un casino di tempo, e sì che e appunto mi era passata la voglia, ma con questo incontro con questa ragazza mi è tornata tutta la voglia che avevo di fare video, e sì che sono contenta di essere qui nel mio solito caos, e quindi ora comunque vi dicevo, io appunto spero di essere più ferma nella scadenza video, penso che ne caricherò almeno una settimana, giuro che ce la posso fare, se non ne carico rompetemi le palle, però dovete assolutamente scordarvi i miei tutorial passati, perché non è logicamente fattibile per me registrare un tutorial, tranne che rare occasioni, oppure posso registrare dei mini, preparo con voi, non so se forse vi ricordate, li facevo, ho sempre
io gesticolo sempre di più. Comunque faccio appunto questi mini, preparo con voi, mi truccavo un po' sopra il trucco che già avevo, perché appunto io sono sempre truccata dalla mattina molto presto. Prima facevo orari prestissimo, ora li faccio ancora più presto, e chi mi segue appunto sui direct di Instagram lo sa, vede che io mi sveglio alle 4:30 e è dura, veramente è una sveglia dura, poi io sto via dalle 4:30 mi alzo, 5:30 parto a casa e torno a casa alle 4:05 di pomeriggio, nel mezzo mi alleno, sì che dura, è veramente tosta. Sì che avevo perso la voglia, che quando tornavo a casa assolutamente modalità zombie. Quindi scuse diciamo per l'assenza, che dire, bene, allora ho fatto appunto shopping da Sephora, ho preso appunto questa shopping, ho preso una cosa, ce la ritrovo, appunto ho preso questo acquezzelle che forse ho preso nell'euforia del momento, ma non riprenderei, penso questo la lavorano gli anni. È molto bello, fa un effetto particolare, vorrei provarlo come rossetto per vedere se resta, però c'era anche un colore ottone che secondo me sulle labbra dovrebbe essere una figata. Poi allora ho preso questo di novità Sephora, scusate, ho preso anche un fondotinta e un correttore Kat Von D, questi li ho presi già da un po', sì che ve ne posso parlare in un altro video più accuratamente, così se farò un po' i video riesco a caricare un po' di più. Ora vi mostro un po' una carrellata veloce di quello che ho comprato negli ultimi periodi, negli ultimi mesi, insomma da quando non ci siamo più sentiti, e poi adesso cerco di fare un altro video già a seguito a questo, quindi mi vedrete truccato uguale. Dove magari vi parlo appunto del correttore, del fondotinta Kat Von D e magari di qualcos'altro. Poi magari nei commenti ditemi cosa vorreste vedere per primo, così io poi decido cosa caricare per primo, li editerò più o meno insieme, sì che poi devo solo scegliere quale mettere su per primo. Penso di essere stata chiara, forse no, sì che me lo dovete dire voi. Sono già 9 minuti di video, tantissimi, sì che tagliamo. Dopodiché come vedete queste saranno sicuramente richiestissime nella recensione, che penso, credo, sono tinte Jeffree Star, ne manca una che è in giro da qualche parte nel mio zaino, nelle mie borse da palestra, lavoro eccetera eccetera, e sì che vabbè, comunque qua vi dico Rich Blood, insomma sangue ricco. Poi qua ho Sagittarius, sì, che era un'edizione limitata, che mi piace da morire. Poi qua ho Scorpio, che sembra uguale, ma uguale non è. E poi qui ho appunto, non so mai come si pronuncia, ve lo scrivo se ce la faccio, Weldo, quello nero, insomma, molto bello anche questo, dura molto. E l'altro che ho da qualche parte nel mondo, non ho quella idea di come si pronunci quel nome, però me l'avete visto in una delle ultime foto, le pubblico qui. Io adoro. Comunque spesso, visto che chi mi risponde nei direct mi chiede che ciglia finte uso, ovviamente ora ho una ciglia finta intera, se no di solito appunto taglio le code, adesso se alzo queste, ma anche di queste qua, le cinesate che ho trovato su Wish, AliExpress, minchiate varie, taglio solo la parte finale, le attacco alla fine, sì che ogni volta che voi mi chiedete questo la risposta è questa, attacco le code e sembrano super naturali, ma super figata, fanno un bellissimo occhio naturale. Spero veramente che questo audio non sia troppo forte, quello della musica. Comunque poi ho preso altre cose per i capelli, adesso infatti ora vi saluto, quando ora registro appunto il video su Kat Von D e poi vado a farmi la tinta. Ho comprato anche la Black Mask, se riesco vi pubblico qua la foto, e l'ho provata. L'ho trovata appunto al centro Giotto a Padova, in un negozio vicino a Sephora che rivende cose per capelli, e lì ho trovato questa Black Mask, l'ho presa per curiosità, troppo curiosa, l'ho messa su ieri sera fatta, ho appunto c'era la foto nel direct, e devo dire, allora ovviamente non fa le figate, l'effetto che si vede su Instagram, internet, Facebook e tutti quei video dove qua viene via il mondo, no. Però insomma mi sono venuta proprio la pelle più bella e qualcosa è venuto via, poco, infatti secondo me bisogna usarla spesso perché faccio veramente effetto, infatti ora mi lavo la faccia,
quando ho finito il video mi lavo la faccia e poi mentre mi metto sulla tinta per i capelli mi metto appunto anche la maschera, quindi sarò una cosa tutta nera, completamente nera. Niente bambole, non ho, sono un po', prima pensavo di avere un casino di cose da dire, ora invece mi stanno scappando le parole, sicché io ora chiuderei qui questo video, che sennò diventa anche troppo lungo. Ah no, un'altra novità è questo mascara, scusate, mascara Pupa Vamp nuovo, e avevo preso questo, ma in realtà ho preso l'extreme, io volevo prendere quello normale ma mi ero confusa e ho preso questo. E che dire, va molto bene, molto molto, sono stata anche fortunata. Però secondo me il top del top rimane Pupa Vamp classico. Bene, poi avrei anche tutti questi miliardi di NYX lingerie, che ringrazio sempre NYX appunto per i suoi invii, che mi ha fatto tutta la serie dei nude appunto lingerie. Sono tantissimi, non li ho testati tutti, però mi piacciono come tutti i lingerie, insomma io li uso spessissimo, quindi vedete spessissimo, sicché la qualità è sempre quella, quindi più che mostrarvi magari in man mano nelle foto, non voglio perdere un video a parlare delle lingerie. E se riesco un giorno che ho più tempo magari faccio gli swatch di tutti. Solo che io poi tra le luci e l'editing non sono mai così realistiche, quindi essendo colori nude che sono diversi, sì, ma non così tanto diversi, ho paura di sfalsarvi troppo l'idea del colore, sicché lascio un po' questi video dettagliati a persone più brave di me, quali magari Antonio Servillo, Surgery Makeup e Catherine Falcon, che bella che sei Catherine, veramente, insomma Claudia Chiaroscuro, Emanuele Castelli, gente che ha più dimestichezza appunto con swatches e cose varie. Io li faccio magari per divertirmi, qualche video un po' dove c'è la musica, io faccio qualche tiro da scema, questo fondamentalmente. Comunque ragazzi, io vi saluto per il momento, dai, voglio concludere questo video, non voglio iniziare di nuovo con un video troppo lungo. Vi saluto, vi mando un grossissimo, era di nuovo Mix. Bacio, mi cambio il rossetto e faccio il video sul fondotinta del correttore che tu mi. Ciao a tutti ragazzi!